Amici del Fantavittore, buongiorno a tutti. È da un po' di tempo che non faccio un video e stamattina ho detto lo facciamo perché è successo un casino in classifica, tante cose. In breve, Gladiatori, mio amico Michele Più ha battuto la capolista Artia che con 70 e mezzo, cioè 70 e meno, non aveva mai fatto un punteggio del genere. Michele ha perso. Capita di vincere con 58 e di perdere con 70 e mezzo. Io sono montese, cioè io e Gustavo abbiamo vinto e ora siamo solo a 2 punti dalla capolista. Ma a parte questo c'è la Fossa che fino a poco tempo fa era una probabile candidata a vincere il Fantacalcio, si è fatta superare da All Star, da Diego, il fratello Diego. Io sto facendo un campionato super. Se iniziavo qualche giornata prima, veramente non guardava, non vedeva nessuno davanti e vincevo questo Fantacalcio. Diego, sei fortissimo. Cos'altro dire? Aiga, ormai Aiga deve finire solo questo campionato e riniziare il prossimo perché non ce n'è. Non ce n'è, non ce n'è. Canisto ha perso. Canisto ha perso. Però lui è sempre contento perché tanto sta festeggiando per la Juve e quindi non gli interessa del Fantacalcio, l'importante è che vince la Juve, sta bene così. Chi altro c'è? Chi altro c'è? Vediamo un pochettino. Cicchen ha vinto contro Canisto. E cosa ha fatto il mio amico Michele Lenal? Ah, Michele Lenal ha vinto il premio insieme a Gladiatori. Hai visto, Michele, con i due calciatori che ti ho dato io hai vinto il premio. Poi dicono che noi facciamo intrallazzi, imbrogli. Non è vero. Con i miei due calciatori tu hai vinto il premio, ok? Signori, buona giornata a tutti e buon Fantacalcio.